Nel corso delle lezioni che ho tenuto per i concorsi a cattedra e anche per quelle relative al TFA per il sostegno, e in tante occasioni, in tante conversazioni pedagogiche del passato, sono state citate delle leggi importanti dello Stato, della scuola italiana, leggi che ho riportato perché mi sembravano molto importanti a sostegno appunto delle tesi che andavamo discutendo. E quindi se voi seguite le varie lezioni appunto del concorso del TFA, vedrete che sono citate importanti norme e descritti importanti momenti di storia della nostra scuola. Ora, io ho avuto modo di capire che queste citazioni sono state apprezzate, perché non è possibile fare un discorso avulso dalla realtà. E la realtà della scuola si caratterizza per leggi, per ordinanze, per direttive, per circolari. Ecco, tutte queste fonti giuridiche hanno dato sostegno e hanno rappresentato la base del nostro discorso. Bene, molti di voi, nel dimostrarmi apprezzamento per queste citazioni, mi hanno chiesto se fosse stato possibile affrontare il problema dei vari momenti di sviluppo e di storia della scuola italiana con una certa sistematicità. Ecco perché ho pensato a una mini storia della scuola italiana, diciamo a rappresentare via via, in ordine cronologico naturalmente, e quindi in ordine storico, i momenti più significativi delle istituzioni scolastiche italiane, della nostra scuola. La nascita delle idee, la realizzazione di queste idee, la nascita di istituzioni, i vari programmi che si sono succeduti per tutti gli ordini e i gradi di scuola. Ecco, di questo si tratta. In questa avventura mi sto imbattendo. Voglio rispondere alle vostre richieste, pertanto disegnando, diciamo, un excursus storico, indicando lo sviluppo storico dei momenti di svolta, dei momenti più significativi della nostra scuola, appunto, la scuola italiana. Probabilmente dovremo anche fare riferimento a determinati personaggi, perché vedete, i fatti camminano sempre sulle idee, rappresentano spesso la realizzazione di idee, di sentimenti diffusi, di ansie, di bisogni, di richieste esplicite e implicite. Ecco, questo percorso lo possiamo chiamare momenti di storia della scuola italiana. Oggi affrontiamo il primo momento. Questo movimento coincide con la nascita, diciamo, del Regno d'Italia, dell'Italia unita, anzi si muove con qualche annetto di anticipo, con 2 anni di anticipo. Il Regno d'Italia interviene il 10 marzo del 1861, noi invece affrontiamo uno snodo importante che viene sviluppato prima dell'unità d'Italia, ma che ha effetti appunto con la nascita dell'Unità d'Italia. Nel 1859 viene fuori la legge Casati. Gabrio Francesco Casati è l'ultimo ministro della pubblica istruzione del Regno di Sardegna, del governo Cavour.
Una premessa voglio fare, un suggerimento, diciamo, metodologico. Noi andremo attraversando la storia della scuola. Magari vedrete delle incongruenze, vedrete delle problematiche magari inspiegabili. Attenzione, voglio dirvi questo. Dobbiamo interpretare le cose storicizzando gli avvenimenti e le idee. Non dovete giudicare ciò che va accadendo nel corso degli anni con la mentalità di oggi, perché non potremmo altro che registrare incongruenze, mancanze, forme organizzative, decisioni che oggi riterremmo sbagliate. No, dobbiamo, ecco, entrare nel senso della storia e capire fondamentalmente che le idee maturano via via, che i progressi nella storia, appunto, si vanno realizzando via via, anche tenendo conto degli errori e superando gli errori. Anche perché quello che si viene realizzando nella storia della scuola molte volte è una risposta a delle mancanze, una risposta a delle esigenze che in un primo tempo magari non vengono comprese, vengono trascurate, successivamente invece vengono considerate fondamentali. Ecco, questo è importante. Cerchiamo di entrare nel cammino della storia sforzandoci di comprendere il momento che stiamo appunto esaminando, su cui stiamo riflettendo. L'errore più grosso è considerare la storia di ieri con la mentalità di oggi. Questo è il più grave errore metodologico che si può compiere. Bene, cominciamo con la prima riforma organica del Regno di Sardegna che viene utilizzata subito nel nuovo Stato che si viene costruendo. Questa legge, la legge Casati, è del novembre del 1859 ed entra in vigore nel 1861, appunto quando si registra il Regno d'Italia, la legge 13 novembre 1859, numero 3725. Vediamo un po' che cosa dice questa legge. Attenzione, è una forma di organizzazione della scuola del Regno di Sardegna, quindi della nuova Italia che si va costituendo. Ed è una legge organica, completa, che disciplina l'organizzazione dello Stato, l'organizzazione delle varie scuole, indica le scuole di ogni ordine e grado. Elabora anche dei programmi con delle discipline e quindi diciamo che una legge completa è organica, però ci accorgiamo subito che è una legge che risente del momento in cui vede la luce. È un disegno organico. Indica l'organizzazione della scuola, l'abbiamo detto, con le strutture centrali e periferiche. Indica i vari ordini e gradi di scuola e introduce un concetto che per l'epoca è nuovo, il concetto di obbligo scolastico. Quindi nel 1859, nel novembre 1859, ecco, entra nella nostra storia il concetto di obbligo scolastico. Ovviamente all'epoca non era possibile immaginare, come diremmo oggi, una scuola democratica, una scuola egalitaria, uguale per tutti e uguale per tutti i gradi e ordini di scuola. È una scuola che ha un modello prussiano, un modello autoritario e accentrato.
La scuola è organizzata sulla base di una piramide che vede al vertice il Ministero della Pubblica Istruzione e poi delle autorità a livello locale, il provveditore agli studi in ogni capoluogo di provincia, presidi al governo dei licei, un ispettore scolastico, sempre a livello provinciale, per controllare e per indirizzare le scuole elementari delle varie province. Accanto al Ministero della Pubblica Istruzione si occupano però di scuola anche altri due ministeri. Il Ministero dell'Agricoltura e del Commercio per quanto riguarda determinate scuole di indirizzo appunto commerciale e industriale, e queste le troviamo negli istituti tecnici che fra poco vi presenterò. E anche il Ministero degli Interni ha competenze in campo scolastico in materia assistenziale, ecco, per tutti gli ordini e gradi di scuola in cui appunto sia necessario intervenire a sostegno di persone che abbiano particolarmente bisogno. La legge Credaro e la legge Casati è strutturata in cinque titoli e vi invito a seguire, perché dobbiamo fare insieme delle considerazioni, l'articolazione di questi titoli. Il primo titolo disciplina l'organizzazione generale, quindi l'ordinamento generale, e quindi il Ministero della Pubblica Istruzione, e prevede anche un Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, che è un organo collegiale, diciamo, a carattere nazionale, formato da membri di nomina regia. È chiaro, per attività di consiglio, per attività di indirizzo, quindi che sostengono l'attività del ministro. Quindi il titolo primo si occupa di questo. Il titolo secondo parla dell'istruzione superiore, quindi dell'istruzione universitaria. Il titolo terzo della istruzione secondaria classica. Il titolo quarto dell'istruzione secondaria tecnica. Il titolo quinto della scuola elementare. Ecco, c'è subito da notare la successione: si parte dall'università e si conclude con la scuola elementare. Generalmente oggi diremmo che nell'ordinamento della scuola si inizia dalla scuola elementare e via via si sale verso gli ordini più alti di scuola. Ma ancora un'altra considerazione, un'altra riflessione possiamo fare. Il titolo terzo si occupa di istruzione secondaria classica, il quarto di istruzione tecnica. Ecco, c'è una differenza anche di dignità. Gli istituti classici, i licei classici, hanno una dignità maggiore rispetto agli indirizzi tecnici. E questa è una considerazione che all'epoca era data per scontata, e cioè che la cultura classica avesse la prevalenza sulla cultura tecnico-scientifica. Anche perché, vedete, tenete conto che questi programmi vengono elaborati dalla borghesia, dai ceti, diciamo, medio-alti del Stato, del Regno di Sardegna. E quindi l'attenzione particolare, appunto, si rivolge verso gli studi universitari e verso gli studi di quell'indirizzo che sembrava il più idoneo a formare le classi dirigenti. È una caratteristica della cultura italiana. Ancora per diversi anni noi vedremo che ci sarà appunto una classificazione, una graduatoria fra gli studi classici e quelli scientifici. Gli studi scientifici vengono considerati in secondo piano. Del resto,
la cultura italiana aveva l'indirizzo spiritualistico, diciamo, ma fra non molto vedremo che anche in Italia si andranno a sviluppare le filosofie positivistiche. Arrigò, Capponi in campo pedagogico, ma di questo ovviamente parleremo dopo. Ora, il positivismo porterà un'attenzione maggiore per il fatto, per la concretezza, e quindi provocherà una crescente attenzione per le discipline tecniche, appunto, e scientifiche, ma passeranno degli anni. Una cosa che c'è da dire, all'ultimo posto c'è l'istruzione elementare. Vediamo qualche altra considerazione che è abbastanza importante. Ecco, si rileva subito che c'è un'impostazione elitaria. Di qua la borghesia, di qua i ceti appunto avvantaggiati, che debbono godere di una formazione valida che necessariamente deve sfociare appunto all'università, quantomeno agli studi classici, e a questi vanno affidate appunto le redini, diciamo, del potere. Di là invece gli studi di altro genere. Ecco, per quanto riguarda gli studi classici, degli studi classici si occupa direttamente lo Stato. L'istruzione tecnica e scientifica è invece in mano ai comuni. La scuola elementare è gestita dai comuni. Noi vedremo che mentre l'università e gli studi classici, le scuole, diciamo, della borghesia, verso le quali si orienta la borghesia, sono curate direttamente dallo Stato, le altre scuole invece sono demandate appunto ai comuni, con la differenza che per la scuola tecnica, i primi anni sono gestiti dai comuni, gli anni successivi, quelli superiori invece, con l'intervento dello Stato. C'è da dire però una cosa, ecco, è importante comunque rilevare che con la legge Casati, con questa riforma, lo Stato comunque entra in gioco per occuparsi di scuola, per occuparsi di educazione, cosa che non era in sostanza avvenuta in passato. È già un dato positivo, di questo ci possiamo ancora accontentare. Entriamo un po' nella struttura delle scuole. L'università ha tre facoltà che permangono già dal Medioevo e quindi teologia, giurisprudenza e medicina. A queste tre facoltà se ne aggiungono altre due, una è lettere e filosofia e scienze fisiche, matematiche, eccetera. All'università si accede a tutte le facoltà universitarie, si accede soltanto attraverso la frequenza del liceo classico. Mentre dalle scuole tecniche si passa agli istituti tecnici e soltanto per una sezione degli istituti tecnici si ha la possibilità di seguire gli studi di ingegneria, per il resto assolutamente nulla. Dunque, i licei classici in ogni capoluogo di provincia, le scuole tecniche
anche in luoghi non provinciali, le scuole primarie, le scuole elementari in comuni che abbiano almeno 50 alunni per il ciclo inferiore e per il ciclo superiore in tutti i luoghi con più di 400 abitanti. Fermiamoci particolarmente a parlare di scuola elementare. La scuola elementare si struttura in due cicli di 2 anni. Il primo ciclo di 2 anni è obbligatorio, quindi l'obbligo scolastico si esaurisce dopo 2 soli anni scolastici. Il superiore è di altri 2 anni scolastici. Ecco, qui dobbiamo appunto riflettere. Ecco perché vi dico, cerchiamo di conservare un pensiero storico. Si capisce che in 2 anni di scuola si può apprendere soltanto gli strumenti fondamentali del leggere, scrivere e far di conto. Questo soltanto poteva offrire il biennio della scuola elementare. Ma anche il secondo biennio della scuola elementare non è che potesse aggiungere granché alla formazione e alla cultura. Ecco, c'è in questo periodo l'assenza di un sentimento, di un pensiero, di una convinzione, e cioè manca il senso della scuola popolare, di una scuola popolare, cioè di una scuola capace di raggiungere tutti per elevare il livello culturale di tutti. In fondo era uno stato unitario quello di Sardegna, lo stato unitario avrebbe avuto bisogno di un innalzamento appunto della cultura di tutto il popolo. Quindi di non limitarsi soltanto alle classi dirigenti e alle classi borghesi. Ma questo sentimento della scuola popolare però è presente presso alcune persone di cultura, faccio dei nomi, Francesco De Santis, Pasquale Villari. Ecco, questi sottolineano l'importanza appunto di sviluppare, soprattutto dopo l'Unità d'Italia, una scuola capace di innalzare il livello culturale, non limitandosi a soddisfare le esigenze minime, cioè il saper leggere, scrivere e fare dei piccoli conti, ma appunto aprire le menti, rendere possibile a tutto il popolo di partecipare appunto alla vita sociale, alla vita economica del paese, soprattutto dello Stato che si andava strutturando. Il sentimento diffuso era quello che questa formazione di base avrebbe contribuito a cementare l'unità del paese, perché vedete, noi siamo in un momento particolarmente problematico. Il Regno di Sardegna è impegnato nella guerra, deve armare l'esercito e deve affrontare una guerra molto ma molto difficile. Tutti gli altri stati della penisola o sono assenti o hanno forte il sentimento nazionale, il sentimento di questa unità e comunque sono distratti da questi pensieri e da queste preoccupazioni. Quindi anche le stesse strutture scolastiche che vengono poste in essere non vengono frequentate granché. E questo accadeva soprattutto nel Mezzogiorno. Ora, era necessario motivare la popolazione a utilizzare la scuola. E voi sapete bene che in molti stati italiani, diciamo soprattutto del Mezzogiorno, ma non soltanto del Mezzogiorno, i problemi fondamentali erano legati alla prassi, alla vita pratica, al lavoro dei campi, al lavoro nelle officine. E in questo lavoro dei campi, in questo lavoro delle varie officine, delle varie botteghe, erano impegnati anche i bambini, i ragazzetti. Quindi
Quindi difficilmente le famiglie, appunto, se la sentivano di rinunciare al contributo e al lavoro dei figli. Quindi si trattava anche di stimolare l'interesse per la scuola, l'interesse per l'istruzione e quindi il bisogno di far ricorso alle istituzioni che cominciavano a prendere piede in quegli anni, in molte parti d'Italia. Era diffuso l'analfabetismo e particolarmente al sud. Guardate, negli anni 60, 1859-60, si parla di 84% di analfabetismo fra le donne e del 74% di analfabetismo tra gli uomini. Sono dati allarmanti, sono dati gravissimi, però dobbiamo dire anche che, vedete, tutte le volte che si fanno le medie nazionali, significa che alcuni stati magari si trovavano al di sotto di questi dati, ma molte località erano anche al di sopra, quindi non possiamo trovare luoghi in cui l'analfabetismo toccava il 90 e il 95%. Era una situazione gravissima. Bene, questa legge Casati, dopo i primi anni appunto di funzionamento, porta un leggero miglioramento. Cadono i dati, si limano appunto i dati di questo analfabetismo, ma molto lentamente, e il calo è veramente di decimali, insomma, ecco. Rappresenta qualcosa, questa legge Casati, però non troppo. Fermiamoci ancora alla scuola elementare. La scuola elementare era affidata ai comuni sia per la gestione che per la nomina degli insegnanti. E noi sappiamo bene che in alcune regioni d'Italia, purtroppo, ancora una volta, nelle campagne, diciamo, nelle periferie, nel mezzogiorno d'Italia, ecco, i comuni erano disastrati, non avevano mezzi tecnici, pertanto le scuole sorgevano appunto in locali di fortuna, spesso antigienici, e anche questo contribuiva appunto ad allontanare la popolazione dall'inviare i loro figli a scuola. Scarsi mezzi, ma c'era anche un certo deficit culturale fra gli stessi insegnanti. La legge Casati istituisce le scuole normali per la formazione dei maestri. A queste scuole normali si accede a 15 anni per le femmine e a 16 anni per i maschi. Sono scuole di durata triennale dove ovviamente si forniscono gli strumenti per l'insegnamento. Molte di queste scuole funzionarono così, facendo leva soltanto sulle poche risorse dei comuni, perché erano gestite dai comuni, e molte volte però i comuni avevano la voce determinante appunto nel nominare i docenti, nel reclutare i docenti. E allora in alcuni luoghi si faceva ricorso ovviamente al clientelismo e a tutte le cose che noi conosciamo bene. Sta di fatto che nonostante queste scuole normali, c'è da dire anche che le scuole normali non riuscivano a fornire il personale per le necessità appunto del nuovo Stato italiano. Non molti appunto frequentavano queste scuole, pertanto spesso si faceva ricorso a persone che si presumeva che avessero una certa cultura e quindi una certa capacità di insegnare. Le scuole elementari di fatto non diedero un granché di contributo per la promozione appunto della popolazione e poi furono frequentate di fatto soltanto dai ceti più umili. I ceti più alti preferivano servirsi di precettori o di gestire direttamente la preparazione, quindi facendo ricorso
alla scuola paterna, cosa che di fatto la legge Gabrio Casati comunque consentiva. Questa è una questione. Un'altra questione. Fra le materie di studio di tutti gli ordini e gradi di scuola era la dottrina religiosa, appunto, cattolica, l'insegnamento della fede cattolica, della religione cattolica. E questo era un fatto che avveniva anche nel liceo. Nel liceo c'era un direttore spirituale nominato dal vescovo, nelle scuole medie c'era un insegnante, appunto, anch'esso controllato dal vescovo, nominato dal vescovo. Nelle scuole elementari l'insegnamento religioso era impartito da un insegnante dietro il controllo e dietro, appunto, l'indirizzo del parroco. Ora, questo insegnamento era fondamentale, si collocava accanto a tutte le altre materie. Anche questo insegnamento finirà per creare dei problemi nei vari territori. Per esempio, nel 1867, si ebbe un momento in cui l'insegnamento religioso venne alquanto annacquato e ridotto, creando il primo dissidio, il primo contrasto fra lo Stato italiano appena costituito e il papato e il mondo, appunto, religioso, che veniva sminuito appunto l'insegnamento ritenuto fondamentale. Quindi già in questi anni inizia quel dissidio che poi troverà soluzione, lo sapete bene, con i patti lateranensi del 1929. Quindi altro problema che viene fuori. Bene. Abbiamo descritto per sommi capi questa legge. Cinque titoli, una scuola superiore, l'università, liceo, scuola tecnica e istituto tecnico, scuola elementare. Il liceo classico ha la durata di 5 anni più 3, e cioè 5 anni di ginnasio che corrispondono ai 3 della scuola media e ai 2 superiori, a cui seguono 3 anni di liceo classico, quindi ginnasio più liceo. È una struttura che in sostanza è rimasta fino a poco tempo fa. La scuola tecnica si conclude poi con l'istituto tecnico, anche questa è una scuola superiore, gestita in parte dallo Stato e in parte dai comuni. La scuola elementare, abbiamo detto, che dura 4 anni. In questo periodo cominciano a nascere delle voci che vorrebbero l'unificazione della scuola media. Voi sapete bene che questa unificazione avverrà soltanto nel 1962, passeranno 100 anni da questo momento. Però già in questo periodo il mondo politico di sinistra, diciamo, ecco, la sinistra storica che comincia a costituirsi, avverte l'esigenza di una scuola media che non discrimini precocemente e che non indirizzi già fatalmente verso il lavoro manuale o verso le professioni. Passerà molto tempo, però queste idee già ci sono. Come vedete, i problemi del Novecento trovano la loro apparizione già in questo periodo. La legge Gabrio Casati
comunque rappresenta un'azione organica, il tentativo appunto, diciamo riuscito, di dare un assetto alla scuola del Regno di Sardegna e un assetto alla scuola del nascituro del Regno d'Italia. Ci sono dei problemi, dei limiti abbiamo visto, ci sono dei limiti, però ci sono anche dei dati di valore. Abbiamo visto anche la presenza, vi ho detto, di organi collegiali a livello nazionale, il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, con membri di nomina regia, e il Consiglio Provinciale, che è formato dall'ispettore scolastico che si occupa delle scuole elementari della provincia, dal preside del liceo classico del capoluogo di provincia, dal preside delle scuole tecniche della provincia e di una deputazione provinciale che sarebbe la giunta provinciale. Quindi, come vedete, l'idea dell'organismo collegiale di coordinamento era presente anche nel 1859 in questa legge. In sostanza si avverte l'esigenza di un consesso democratico, diciamo, consesso rappresentativo delle varie scuole e anche della società per affrontare i problemi appunto legati alla scuola. Quindi anche l'esigenza degli organismi scolastici, organismi nazionali e provinciali, è presente in questa legge. Concludendo il nostro discorso, la legge Gabrio Casati è la prima che organizza la scuola, è la prima dalla quale si deve partire per segnare il cammino che noi lo faremo nelle puntate successive. Concludendo, vorrei mettere in evidenza alcuni problemi aperti che saranno affrontati successivamente. Primo, abbiamo già detto, l'esigenza di una buona scuola popolare, di una scuola capace di fornire gli strumenti tecnici del leggere, scrivere e far di conto, ma anche di fornire una cultura generale, di aprire le menti, come dirà fra qualche anno Gino Capponi, formare lo strumento testa, condizione fondamentale per costruire lo Stato unitario. Quindi fornire una cultura generale a tutti, al popolo, non riservare la cultura soltanto alle classi egemoni. Ancora, evitare la discriminazione fra cultura classica e cultura scientifica. Questa tarderà ancora. Lo sappiamo che anche nei primi decenni del Novecento questa distinzione, questa discriminazione a vantaggio degli studi classici continuerà a permanere. Ancora, allungamento dell'obbligo scolastico. Vedete, già nelle prossime conversazioni noi vedremo che questo obbligo scolastico diventerà di 3 anni e poi ancora di più. È un problema su cui si presterà attenzione da parte di tutti coloro che affronteranno problemi della scuola e che presenteranno delle leggi e delle riforme. Una scuola media unica per tutti, per evitare una precoce distinzione e un destino appunto di orientamento verso questa o quell'altra attività. Soprattutto il problema della formazione degli insegnanti.
Gli insegnanti dovranno, di ogni ordine e grado, avranno bisogno di una adeguata formazione, in particolare la formazione dei maestri, perché possano appunto assicurare quella formazione popolare. Ecco, questi sono i problemi, queste sono le questioni sulle quali si dovrà tornare e sulle quali appunto si discuterà nelle puntate successive. Metteremo in evidenza le leggi che verranno, le riforme che verranno e vedete che questi nodi problematici troveranno via via migliori e più adeguate.